Buonasera, la Piero ci parla, Stefano Nava. Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, il giorno della finalissima per decretare la nuova regina d'Europa. Si gioca per la storia, per un posto nell'elite del calcio europeo e mondiale. Sfida che offre diversi motivi di interesse. Finale della UEFA Champions League che sta per andare in scena. Abbiamo visto i volti tirati dai giocatori, per molti è l'appuntamento che vale un'intera carriera. Perdere stasera non è un'opzione. Servono grinta, coraggio, determinazione prima ancora che la tecnica. Thomas Müller. Number 9, Robert Lewandowski. And number 22, Serge Gnabry. Tutto campo è diventato quasi un marchio di fabbrica per questa squadra. L'allenatore vuole inaridire le fonti di gioco avversarie. Ti convince, Stefano? Di solito il pressing impedisce all'altra squadra di giocare. Va fatto però con criterio, altrimenti rischiano soltanto di sprecare energie e di arrivare in fondo senza fiato. Tifosi dell'Atletico che hanno ancora nella testa le due sfortunate finali di UEFA Champions League contro i cugini del Real, la prima in particolare nel 2014, pareggiata con un gol di Sergio Ramos allo scadere quando sembrava ormai fatta. Una doccia gelata dalla quale si sono ripresi però alla grande, raggiungendo di nuovo la finalissima nel 2016. Questa è la formazione iniziale dei colchoneros dell'Atletico Madrid. Partono con due attaccanti e due linee a quattro per difesa a centrocampo, 4-4-2 tradizionale. No, infatti anche a me pare che abbiano optato per la versione più tradizionale, almeno inizialmente. Vediamo se e quali modifiche apporterà l'allenatore nel corso del match. Si comincia dunque con il Bayern che dà il via alla gara. Puntuale qui il difensore nel recupero. Gran palla a scavalcare la difesa. Solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, la colpita però non era male, eh? Pavard, Goretzka. Durante una finale di Champions è fondamentale rimanere sempre concentrati. Dici bene, Pierre! I valori tecnici in campo sono altissimi e ogni distrazione potrebbe costare il trofeo. Kimmich, Thiago Alcantara, Lewandowski. Il Bayern prova a spingere in avanti. Fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso. Esce e recupera il pallone. Ci si attende un match davvero molto equilibrato oggi per il Bayern. Credi che andrà davvero così, Stefano? Staremo a vedere, non penso comunque che sarà una passeggiata, ma posso sempre sbagliarmi. La gioca lunga su Lewandowski. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Riflettori puntati su Lewandowski, uno che sa fare gol e sa anche vincere le partite. Continua a segnare a Rafi, che è arrivato a quota 25. Gli consente al momento di guardare tutti gli altri dall'alto della classifica marcatore. Servirà una prova impeccabile per la difesa. Se lo beve, Thiago, pallone che trova il palo, palla ancora buona. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Sale Thiago, può colpire da lì, spazio per il cross. Goretzka, occhio nel mezzo, respinge il difensore. Thomas, Morata, Koke, Trippia, occhio al contropiede. Già dentro, peccato, sarebbe stato un contropiede perfetto.
Thomas Müller, Goretzka, palla consegnata agli avversari. Attenzione, si libera bene qui. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Kimmich, Pavard, avanza palla al piede, scelgono ancora il tiki-taka. Goretzka, Thiago, potrebbe crossare, parte il tiro, colpito il pallone dal difensore. Thomas, Saul, perde la palla banalmente. Ecco Gnabry, Lewandowski, conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si sta facendo incolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Saul, Morata, pallone perso. Saul, Koke, quarto uomo, esibisce il tabellone, due minuti di recupero. Joao Felix, palla riconquistata dal Bayern. Finale di Champions che stenta a trovare un chiaro padrone, squadre che hanno chiuso la prima frazione in perfetta parità. Devono segnare se vogliono portarsi a casa la Coppa, da capire con quale atteggiamento sceglieranno in campo dopo l'intervallo. Secondo tempo di questa finale di UEFA Champions League che è appena cominciato. Saul, Koke, Morata, bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Dato sul possesso palla che non premia in particolare nessuna le due squadre, così si spiega anche questo 0-0. Entrambe sembrano pensare più a difendersi che ad attaccare, ma se non si rischia qualcosa, beh, difficile che la situazione possa cambiare. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai, capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Gnabry, Davis, Alaba, Thomas Müller, Thiago Alcantara. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Lewandowski, Morata, regalano palla agli avversari. Buona l'idea qui, il portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, sale Thiago, ci riprova senza problemi qui il portiere.
per andare. Lewandowski, la respinta di Oblak, attenzione, spazzano senza problemi, c'è campo per la ripartenza. Correa non è solo qui. Fuori gioco, fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente, ma era al di là. Poco, era fuori gioco. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Palla in out, rimessa per i Colchoneros. Savic, Koke, Thomas, Morata, efficace qui il tiki-taka dell'atleta. Morata, nessun problema per Neuer. Thomas, Saul, Joao Felix, Vitolo, Vitolo, c'era tutta la potenza in questo tiro, peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Palla consegnata agli avversari. Hanno la possibilità di portarsi in vantaggio, se sfrutteranno bene questo corner. E qui stiamo rivedendo il replay della conclusione di qualche istante fa, quando sono andati vicini al gol. Saul, che parata! Palla a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, meno 5 al 90esimo, punteggio che resta invariato 0-0, match ancora apertissimo. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Goretzka, un altro ottimo passaggio. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Occhio al raddoppio di marcatura. Davis. Palla interessante per Müller. Il cross viene intercettato dal portiere. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Vitolo. La partita in questo finale. Morata, portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà, una sicurezza per tutta la difesa alla sua parte. Eh sì, Pier, non può concedersi distrazioni o sono guai. Occhio al tocco in mezzo. Possono dunque ripartire. È una questione adesso di energie, di voglia, di grinta, di cuore nei tempi supplementari. Si gioca dunque per il primo tempo supplementare in questa finale di UEFA Champions League. Squadre chiamate agli straordinari. Saul. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. La palla di Thiago Alcantara. Lewandowski, 1-0, ecco il gol del vantaggio. Una rete importantissima, Pietro. Anche perché è giunta pochi minuti al termine di un match fin qui avaro di emozioni e di gol. Vedremo se nel finale le cose cambieranno. Protagonista di una discesa irresistibile. Pensa che poteva fare sicuramente meglio. Ma che è un gol del genere, bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. Preso bene col scaturito dall'ultima azione, ora sono sotto e dovranno darsi da fare per rimontare lo svantaggio.
si ricomincia e adesso il Bayern è avanti. Ciao Ñíguez. Ciao Ñíguez. Bella. Substitution for FC Bayern. Kimmich. Lewandowski. Sale Thiago. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare la colpita, però non era male, eh. Vitolo. Trippia. Salire l'Atletico lateralmente. Vitolo. Occhio al cross per Diego Costa. L'istinto del portiere. L'extra time sarà di 2 minuti. Vitolo. Arbitro che controlla il cronometro. Si chiude il primo tempo supplementare. L'arbitro può fischiare l'inizio del secondo tempo supplementare. Avanza col pallone tra i piedi. C'è il possesso per il Bayern. Vitolo ha il supporto dei compagni. Morata. Occhio a questo lancio. Efficace Jerome Boateng. Trippia. Palla riconquistata dal Bayern. Goretzka. Perdono palla banalmente. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? 5 minuti da giocare in questi supplementari e un gol di vantaggio. Da difendere con le unghie. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Possesso palla per gli avversari. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Tocco verticale interessante. Herrera. C'è spazio davanti a sé. Traversa, palla ancora in gioco. Secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. L'immagine del trionfo del Bayern in questa UEFA Champions League. Ci sono le telecamere che indugiano sui volti dei giocatori. C'è soprattutto una gioia incontenibile che fa da contraltare alla delusione degli sconfitti. La legge dello sport di yeah, c'è proprio solo un vincitore, si sa, c'è chi vince, c'è chi perde. Oggi hanno dimostrato di volere loro questa coppa più degli avversari. Complimenti a loro dunque per le emozioni. Sta per arrivare dunque il momento tanto atteso, è il momento della cerimonia di premiazione. Sono i giocatori del Bayern tutti sul podio, pronti a celebrare la conquista di questa UEFA Champions League. La coppa è lì che li aspetta, pronta per essere alzata al cielo dal capitano. Ci siamo ormai, Pierre. Sì,
si alza la temperatura, si alza la tensione, si alzano le emozioni, i colori, la gioia, giusto il momento di goderci l'euforia di questa cosa. Per questo che è da me, da tutti, considerato un titolo strameritato. La loro gioia la dice lunga sul momento e sulle emozioni che stanno vivendo. Ed è davvero difficile che possano dimenticarsi una giornata come questa, una finale come questa.